un giubbotto di jeans e il cappuccio in testa, un gesto rapido e poi le fiamme, proprio davanti alla telecamera della videosorveglianza. Ai carabinieri è bastato guardare i filmati delle altre telecamere della zona tra Corso Bucci, via Mazzini, via L'Elena, per risalire al 35enne che ha appiccato il fuoco al portone dell'ingresso laterale del Mario Pagano. Un dipendente delle poste che in passato ha lavorato in provincia di Rimini, residente in città nel quartiere Vazzieri. Un giovane di buona famiglia, dice chi lo conosce. Lo hanno fatto uscire da un ingresso secondario per evitare il contatto diretto con i familiari di Domenico Di Maria, il custode del convitto che si era accorto dell'incendio e imbracciato l'estintore era corso verso la porta per spegnerlo, ma quel portone non è mai arrivato. Mio fratello era una persona molto speciale. Ma veramente speciale, a Campobasso lo conoscono anche i bambini che adesso nascono, perché lui, non lo so, era sempre sorridente, scherzava, andava al lavoro la mattina, tutti quanti lo chiamavano e lui subito con una battuta, un sorriso, e li faceva ridere. Adesso la giornata comincia bene per noi, domenica lo chiamavano. Lo conoscevano in tanti, Mimmo era uno dei portatori dei misteri, una passione che aveva da piccolo, come ha ricordato la sorella Maria a Telemolise. E proprio per tenere fede a quell'impegno aveva fatto degli accertamenti solo qualche settimana fa. Giovedì ha portato tutti gli analisi per portare il 29 maggio, il 27, i misteri. Stava benissimo. Senta, era molto attaccato al suo lavoro, insomma anche questa cosa che di notte si è subito attivato. Sì. Lui era molto, difatti lui, come lo chiamavano, lui stava prima dell'orario di servizio, stava là. Era, ve l'ho detto, una persona, e poi con i ragazzi lo volevano bene tutti quanti. Giustizia, chiedono i familiari del custode. A carico del 35enne al momento c'è solo l'ipotesi di incendio doloso e per lui è scattata la denuncia a piede libero. Ora la procura dovrà attendere l'esito dell'autopsia per chiudere il cerchio delle indagini e mettere ogni tassello al suo posto.